Ciao a tutti ragazzi, eccomi con il video sul Close Range Meta. L'ho posticipato un po' in vista dell'ingresso della Season 3 Reloaded, quindi ho voluto attendere i vari buff e nerf, le due nuove pistole automatiche e soprattutto la nuova meccanica dell'armor damage. La cosa che voglio specificare da subito è che, nonostante le varie modifiche, il Long Range Meta non è assolutamente cambiato, quindi lo scorso video rimane attualissimo. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo! Rispettando la tier list che ho creato e che vi riproporrò più tardi, ho selezionato per voi i tre SMG meta. Il primo è assolutamente l'MP5, arma con il damage per mag più alto delle tre, quindi con questo danno per caricatore mi sento di consigliarvi di utilizzarla prevalentemente in terzetti e quartetti. Questa è la sua build e relative calibrazioni. Specifico che provo a consigliarvi dove utilizzare queste tre armi in base alle loro caratteristiche, ma in tutta onestà possono essere considerate letteralmente complementari, quindi testatele e sentitevi liberi di utilizzarle in base al vostro feeling con l'arma. Come secondo SMG meta abbiamo il Vaznev. Il suo punto di forza è l'ADS Movement Speed, quindi lo consiglio per quei giocatori che in fase di push passano molto tempo a camminare mirando. Per quanto riguarda la modalità di gioco, molto bene con singola e duo, un po' al limite con la terzetti, sconsigliata la quartetti, il tutto per via del suo caricatore un po' meno capiente dei tre. Questa è la sua build e relative calibrazioni. Vi lascerò il tempo di copiarla. Come terzo e ultimo SMG abbiamo il Vel 46, diciamo l'SMG più completo e versatile tra i tre. Questo perché è vero che ha un pelino di TTK in più, ma eccelle in movement, fire rate, reload time, ma soprattutto nell'hip fire. Quindi se volete un'arma che fa un po' di tutto pur mantenendo un ottimo TTK e un fantastico recoil, beh, quest'arma fa il caso vostro. Questa è la sua build e relative calibrazioni. Anche qui vi darò il tempo di copiarla. Per senso di completezza, vi mostro ora una veloce comparazione tra queste tre armi a livello di TTK. Come vi avevo accennato prima, eccovi di nuovo la tier list delle armi a livello statistico. Da quest'ultimo patch note ci sono stati leggeri cambiamenti, il P90 è salito dalla classe B alla classe A, come anche l'MX9, e il Buzz P sale dalla classe C alla classe B. Come new entry invece abbiamo le due nuove pistole automatiche, l'FTAC Siege e il GS Magna, rispettivamente in classe A e classe B. Il Magna va in classe B nonostante il suo folle danno per via di due motivi, caricatore estremamente piccolo e il recoil letteralmente insano. Il Siege invece guadagna la classe A per via del fatto che è in primis il miglior TTK della categoria, e poi per via del suo recoil praticamente nullo e del suo caricatore immenso. Bene, ora dato che ci sono voglio spendere due paroline sull'FTAC Siege. Come ho detto prima, e come potrete notare a breve, quest'arma ha letteralmente zero recoil, oltre che un danno più che decente. Questo la rende l'arma assolutamente da selezionare in tutti quei loadout dove avete una singola primaria. Questa è la sua build e relative calibrazioni. Ma, come ben sapete, a tutto c'è un però. In questo caso il però è che quest'arma si maschera da SMG. Quindi molti sono tentati di utilizzarla come arma da close range in tutte le situazioni. Beh, non cadete nel bait, perché non compete minimamente con gli SMG. A dimostrazione di ciò, eccovi la comparazione sua versus i tre SMG meta che vi ho elencato poco fa. Parla da sé. Arrivati a questo punto, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. A me non resta altro che salutarvi. Vi lascerò a questo gameplay un po' unlucky per me, ma che comunque abbiamo portato a casa la win. Ciao. Sì, lo so, gli sto sparando dopo a... No, a sinistra! Aia! Che mi ha fatto questo male? Questo mo esce, no? Cioè questo ha riparato il benzinaio, capito? È riuscito a riparare.
Ritenta. Sì. Prendo la IG di sto posto che si sale da di qua. Qua si sale, credo, dentro. Da qua, da qua, da qua. No, no, questa è la polizia. Orca, noi siamo entrati da qua, aspetta. Sono sul tetto. Chi cazzo mi punta? Ok, non mi puntano più. C'è un gran tetto qui. Aiuto, mi puntano anche a me! Ah, ok, visto, visto, visto. Messo a terra? Nemico attivo. Dove? Fatto uno. Allora non spreco il bombardo. No, no. Guarda di là. L'altro lì dietro. Craccato. Perfetto. Bravo, là, bravo sto ragazzo. Aia, ce l'ha fatta a pigliarmi. Al ping, no? L'ha sparato, sì. Quello del ping. Sì, 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 sì. Ah, gli stavo sparando però, gli stavo sparando. Fatto. Sì. Vado a riprendermi l'altro AIG. Ok, nice. Lo vedo. Dove l'hai preso? Le ground? Fuori? Sì, sì. Ah, cazzo, mi è arrivato il fumo, non posso. Lo cerco da qui. Marco un nemico. Ma cazzo, il fumo di Cristo. Madonna, che male mi ha fatto. Sopra di me. Il gas si avvicina. Nuova zona sicura localizzata. No, non ci credo, Pino. No, t'ha fatto. Il gas è sempre più vicino. Dai, sta roba dei pugni, però. E smocca! Quattro team ancora. Gas in avvicinamento, raggiungere la nuova zona sicura. Perdete terreno. Area bersaglio marcata, fuoco alle polveri. Mamma! No, Albi! Che mongolo, l'hai vista? Non ce la faccio più. Che mongolo. Scivolato, l'ho perso. Lo devo fare per conto mio. Sì. Marco, la nuova zona sicura. Viene da te la safe, quindi. Non ci sono altri dettagli. Buono. Siamo. Mica l'hai chiamata la vittoria, eh? Sì.